Non si può certo dire che il derby Chieti-Giulianova sia stato privo di emozioni. Le due squadre, infatti, per tutti i 90 minuti, hanno cercato insistentemente la via del gol, dando vita ad improvvisi quanto spettacolari capovolgimenti di fronte che hanno mandato letteralmente in visibilio il rumorosissimo pubblico presente al comunale. Ha vinto la formazione di Pinna, ma forse sarebbe il caso di dire che ha vinto la determinazione con la quale i neroverdi hanno affrontato la partita e con la quale hanno superato una settimana ricca di polemiche, squalifiche ed infortuni. Il Chieti, quindi, nella giornata più difficile, ha dimostrato di essere squadra di rango e di poter puntare, senza mezzi termini, ad uno dei due posti promozione. E il Giulianova? I giallorossi, che già qualcuno aveva dato in crisi totale, ha gioco, carattere e voglia di lottare. Sta solo attraversando un periodo no, e bisogna sperare che finisca al più presto. Parte in quarto il Chieti, che dopo 5 minuti, complice la difesa giuliese, manda in gol Sgherri. Vediamo qui il biondo, la bionda alla sinistra del Chieti che realizza alle spalle del portiere giuliese. Ecco, rivediamo l'azione del Chieti che parte addirittura dal centrocampo, Sgherri alla palla, sangue freddo, stoppa, tira, gol. Nemmeno il tempo di finire di esultare ed ecco che Re, siamo intorno al 12°, cross al centro, un po' di confusione, ne approfitta Di Tommaso che colpisce la palla con un effetto un po' strano, c'è anche la linea dell'area piccola. Ecco qui il rimbalzo e il portiere viene beffato, 2-0 per il Chieti e il derby sembra chiudersi qui. Ma come ho detto poc'anzi, le emozioni in questa partita sembrano non finire mai. E difatti, subito dopo il Chieti, sembra il biondo Sgherri con la palla e manca una facilissima occasione. Tante occasioni da gol in questa partita, quindi tante emozioni. Ecco come il Giulianova, in una che sembra una tranquillissima azione, palla avanti, un rimbalzo un po' strano, rossa al centro, ne approfitta Di Giannatale, siamo al 2-1. Il 2-1 che riapre il derby, ecco rivediamo l'azione, ecco il rimbalzo, il cross, il numero 9 giuliese, gol. Al rientro in campo le due squadre non si fanno certo pregare, difatti subito ancora emozioni. Ecco il biondo Sgherri che si lascia rubare la palla dentro l'area, potrebbe essere il gol decisivo, invece è ancora tutto da giocare. E ancora il Chieti protagonista con questa bella azione che porta l'11 Sgherri al gol, però l'arbitro ha già fischiato in precedenza. Un episodio, come si suol dire, da me viola, non si sa bene cosa fischiare, forse la carica. Ed ecco il Giulianova, un'azione un po' elaborata, un po' macchinosa, di Michele, stoppa in acrobazia, gol. 2-2, quindi il derby si riapre. Ecco qui rivediamo l'azione, il numero 11 Mimmo Di Michele che realizza, il portiere battuto, l'incolpevole portiere battuto. Ma il Chieti non si arrende, il Chieti del giovane vuole la vittoria. Ecco qui che costruisce azione su azione. Ecco ancora Sgherri, la vera spina al fianco della difesa. Qui lo vediamo finire a terra in un'azione anch'essa molto contestata. Col passare dei minuti gli armi si surriscaldano e qui vediamo Tortorici che ne fa le spese, paga per tutti e viene quindi ammonito. Siamo al 27° della ripresa ed ecco qui il gol di Genovasi. Il libero Genovasi che non è nuovo a queste prodezze, una splendida punizione che si insacca proprio nel set alle spalle dell'incolpevole portiere giuliese. Bruno Pinna, allora, tre derby, due vittorie e il Chieti prepotentemente sale nella zona nobile della classifica. Beh sì, ci fa piacere stare in alto perché è molto importante per il nostro pubblico, la società, i giocatori stessi che... Cioè con l'impegno, con la volontà, con il lavoro che facciamo settimanalmente il merito è chiaro che è maggiore e nello stesso tempo ci premia il dovuto. Sicuramente il campionato è difficilissimo, tra l'altro per noi perché ogni domenica abbiamo sempre qualche mancanza per squalifica o per infortunio. Specialmente oggi ci mancavano 4 giocatori importanti, nonostante tutto siamo riusciti a fare 3 gol che non è da tutti, quindi... Ecco, ci fa piacere stare lassù perché si respira aria buona. Ma noi per quanto riguarda il gioco fuori casa ci esprimiamo sempre molto bene. Forse abbiamo commesso qualche ingenuità in fase difensiva, però la squadra dopo aver rimontato 2 gol certamente c'è il rammarico. La squadra ha lottato fino al 90°, dopo c'è stata quella punizione di Genovasi che questo ormai fa sempre certe prodezze. E abbiamo perso la partita. Ecco, l'unica cosa che c'è il rammarico
del risultato. È stata una bellissima partita, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, anche se noi nei primi quarto d'ora non ci siamo espressi molto bene, però in fase d'attacco abbiamo creato anche noi delle occasioni. Invece, nonostante la grossa prestazione, abbiamo subito una sconfitta immeritata. Oggi siamo andati in vantaggio con le prime due azioni così offensive, la prima bellissima, la seconda un po' fortunosa, e quindi il calcio è anche questo, insomma. Francesco Giorgini, mister, allora, in settimana si è parlato molto di un Giulianova spento e senza gioco, invece qui a Chieti, sconfitta a parte, i giallorossi hanno dimostrato di avere ancora tanto carattere e tanto bel gioco, però forse si commette qualche ingenuità di troppo. Ma noi, per quanto riguarda il gioco, fuori casa ci esprimiamo sempre molto bene, forse abbiamo commesso qualche ingenuità in fase difensiva, però la squadra, dopo aver rimontato due gol, certamente c'è il rammarico. La squadra ha lottato fino al 90°, dopo c'è stata quella punizione di Genovasi, che questo ormai fa sempre certe prodezze, e abbiamo perso la partita. Ecco, l'unica cosa che c'è il rammarico del risultato. È stata una bellissima partita, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, anche se noi nei primi quarto d'ora non ci siamo espressi molto bene, però in fase d'attacco abbiamo creato anche noi delle occasioni. C'è stato un bel intervento del loro portiere nel primo tempo, però il Giulianova nel secondo tempo è entrato più deciso, abbiamo messo forse in difficoltà il Chieti, però il Chieti, diciamo, pure loro ha meritato la vittoria. La classifica ora si fa un pochino pericolosa? Ma infatti l'unica cosa che c'è di preoccupante è la classifica, perché io sono convinto, per quanto riguarda il gioco, il Giulianova ritornerà a giocare come prima, però arrivato a questo punto serve i punti per la salvezza. Per quando, ecco, come dicevo prima, per il gioco non ero tanto preoccupato, perché le mie squadre, bene o male, cercano sempre di giocare, di metterle sempre sul piano del gioco. Solo che in questo momento deve arrivare anche il risultato. E questo Chieti dove può arrivare? Ma il Chieti è un'ottima squadra, una squadra molto amalgamata, una squadra quadrata, anche se oggi mancava di tre pedine molto importanti. Quindi ha dimostrato anche oggi di essere un buon complesso. Se loro continuano in questo modo possono fare veramente un ottimo campionato. Non so per la vittoria finale, perché io penso che il Perugia ormai è irraggiungibile. Non so, per il secondo posto potrà essere anche il Chieti a lottare per la vittoria. Genovasi, allora, uno splendido gol per una vittoria importantissima. Ma è venuto sto gol alla fine su punizione, anche se ci avevamo provato prima per chiudere la partita, non ci eravamo riusciti. Ci siamo fatti infilare un po' così da ingenui, due gol, primo in contropiede e il secondo su una mischia. Comunque è andata meglio così, ecco. 15 punti, è lecito sognare? Ma noi andiamo avanti per la nostra strada, certo i traguardi li sappiamo tutti, quelli che sono, e cerchiamo di fare il meglio di noi stessi ogni partita, anche se magari la classifica ci manca qualche...